Prendiamo da Matteo per farci spiegare questa cosa. Leclerc chiude il suo giro, 1.33. Vediamo Mark quanto è successo con Sebastian Vettel. Sì, ha perso un po' l'apex, per cui ha allungato un po' la traiettoria, sicuramente la pista dopo era un po' più sporca e ha fatto un controsterzo tutto da on board, sembrava molto al limite, da fuori sembrava che c'era ancora un po' di margine, però adesso vedremo, farà più giri, ripeto, questa gomma gialla, in generale tutte le gomme, anche questa soft, ha un poco degrado, puoi fare due giri consecutivi e non hai grossi degradi. Al momento le Leclerc